Buongiorno a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Educazione Economica. Oggi parleremo di perché è importante la pianificazione successoria. È con noi in puntata Donato Loria, che è già stato nostro ospite nelle precedenti puntate. Buongiorno o buon pomeriggio, Donato, essendo appunto in pausa pranzo in questo nuovo orario di Educazione Economica. Buongiorno Alessia, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, oggi cercheremo di spiegare perché è importante la pianificazione successoria e prima credo sia appunto utile fare un attimo il quadro della situazione attuale. Gli italiani fanno pianificazione successoria? Ma devo dire purtroppo che in generale pianificare non è una pratica molto diffusa, anche se sappiamo che ci sono eventi della vita che sono certi. Infatti sappiamo che se viviamo abbastanza raggiungeremo la vecchiaia e quindi in quel momento avremo bisogno di un reddito adeguato. Come abbiamo esaminato, e credo che lo ricorderai il 22 ottobre, nel corso della pillola sulla pianificazione finanziaria, il tema appunto diciamo, delle pensioni, allora io raccontai la storia di due gemelli, Pietro e Paolo, con un finale felice per l'uno, problematico per l'altro. Ecco, per gli ascoltatori che avranno, diciamo, l'interesse a rivedere quella pillola, segnalo il canale YouTube di Professione Finanza. A proposito della previdenza, voglio ricordare che nel 2018 sono state erogate quasi 5 milioni di pensioni ad autonomi con un importo medio di 761 euro. Questa cifra dovrebbe, come dire, far nascere in tutti, l'idea di aderire ad un fondo pensione. Eppure, se vediamo i dati, ci accorgiamo che, a fronte di una forza di lavoro composta da 26 milioni di lavoratori, soltanto 6 sono iscritti e versano, spesso in misura non adeguata. Quindi, se il primo evento certo della nostra vita, nel caso in cui ovviamente viviamo abbastanza nella vecchiaia, il secondo evento certo della vita, e in questo caso lo è certo in ogni caso, è la morte. E dobbiamo dire che purtroppo la pianificazione successoria non è una pratica molto diffusa. Se leggiamo le statistiche pubblicate a novembre 2019 relative al Registro Generale dei Testamenti, possiamo vedere che a fronte di circa 650.000 decessi nel 2018, sono stati pubblicati circa 80.000 testamenti, cioè circa il 12%, quindi un dato estremamente basso. Ecco, ma visto che oggi trattiamo appunto un tema così importante, che coinvolge tutti noi, qual è il tipo di testamento più utilizzato? Allora, i testamenti previsti dalla legge sono l'olografo, il pubblico e segreto. Se leggiamo le statistiche del 2018, a cui facevo riferimento prima, vediamo che il 78% dei testamenti sono testamenti olografi. Questo perché? Probabilmente perché il testamento olografo è il più semplice ed il più economico. Infatti, per essere valido, deve soddisfare sostanzialmente solo tre requisiti, cioè deve essere scritto di pugno dal testatore, deve riportare la data, cioè il giorno, il mese e l'anno in cui è stato redatto, e deve riportare la firma, cioè la sottoscrizione del testatore. Il problema è che spesso, il testatore non sa che la sua volontà è limitata dalla legge, e questo può portare ad una serie di problemi. Quasi sempre c'è la cosiddetta lesione illegittima, cioè la legge riserva ad una determinata categoria di soggetti, i cosiddetti legittimari, una quota dell'eredità. I legittimari, secondo la legge, sono il coniuge, i figli legittimi e naturali e gli ascendenti legittimi. Ecco, questi soggetti non possono in nessun caso essere esclusi dall'eredità. Ho capito. E, torniamo invece un attimo al tema principale, quindi perché è importante la pianificazione successoria? Allora, faccio un passo indietro, anzi un lungo passo indietro, ricordando che le norme che regolano la materia delle successioni sono contenute nel codice civile,
c'è un libro, il secondo libro, che si occupa proprio delle successioni. Questo, le norme, diciamo l'impianto normativo, è stato emanato nel 1942 e quindi il legislatore nel 1942 faceva riferimento alla famiglia tipo italiana del 1942, che era costituita da padre, madre e figli, e quindi aveva previsto degli automatismi che, applicati alla diciamo, situazione, alla società italiana di oggi, possono provocare, diciamo, dei problemi. Adesso, per spiegarmi meglio, faccio tre esempi. Il primo esempio: Carlo e Luigi sono fratelli e sono soci al 50% di una società a responsabilità limitata che si occupa di lavori edili. Carlo non ha figli e dopo 10 anni decide di separarsi dalla moglie e quindi avvia una separazione giudiziale. Un giorno, non sappiamo il motivo, Silvia arriva in ufficio inferocita e Luigi, diciamo, per proteggere il fratello, la colpisce con un pugno. Silvia si reca al pronto soccorso per farsi medicare e denuncia Luigi. Carlo, debole di cuore, muore e non lascia testamento. In questo caso Silvia, siccome è il coniuge di Carlo, che come ho detto non ha figli, è l'unico erede di Carlo e quindi diventa anche socia al 50% della società a responsabilità limitata che si occupa di lavori edili e quindi, diciamo, deve convivere con il fratello di Carlo, cioè con Luigi, quindi probabilmente la SRL diventa ingestibile. Secondo esempio, Paolo ha avuto 2 figli con la prima moglie da cui è divorziato, è separato dalla seconda moglie da cui ha avuto altri 2 figli e convive da 4 anni con la sua nuova compagna. Anche in questo caso, purtroppo, Paolo muore e non lascia testamento. In questo caso, la seconda moglie ha diritto ad un terzo, cioè il 33%, i 4 figli ai 2/3, cioè circa il 17% ciascuno. La prima moglie e la compagna non hanno diritto a nulla. In questo caso, i figli di secondo letto avranno di più. Di più perché erediteranno la quota della madre. E quindi i figli di Paolo non sono stati trattati allo stesso modo, non sono stati trattati in modo equo. Ultimo esempio: come sappiamo, in Italia le abitazioni sono la principale forma di investimento e spesso, quando si apre una successione, l'attivo ereditario è costituito da valori mobiliari che si possono dividere senza problemi tra gli eredi e poi c'è quasi sempre una casa principale e una casa vacante. Ecco, in assenza di pianificazione successoria, questi beni immobili diventano beni condivisi e spesso innescano litigi tra gli eredi. Infatti, se andiamo a leggere le statistiche, leggiamo che i litigi successori costituiscono una fetta cospicua del contenzioso pendente davanti ai tribunali. Costano tanto e spesso fanno danno, anche perché queste cause durano tanto tempo. Nella migliore delle ipotesi durano 3 anni, in qualche caso 10 anni o anche di più. Io ho notizia di una causa che è durata quasi 20 anni. In conclusione, che cosa possiamo suggerire ai nostri ascoltatori? Possiamo dire che noi sappiamo che la morte è l'unico evento certo della vita. E quindi il mio suggerimento è quello di pensare alla pianificazione successoria, perché io credo che alla fine la pianificazione successoria è un atto d'amore nei confronti dei nostri cari, che continueranno a vivere dopo di noi. Assolutamente, Donato, assolutamente, anche perché purtroppo sentiamo da amici, parenti, comunque persone anche vicino a noi, di queste cause, come dicevi tu, che a volte durano 20 anni, a volte portano allo sgretolamento di una famiglia. Certo. Sì. Ti ringrazio per aver affrontato con noi questo tema così importante che riguarda tutti noi da vicino. Grazie a te Alessia, grazie a voi, per soprattutto complimenti per l'iniziativa che avete deciso di, diciamo, di organizzare e di mettere a disposizione tutti i nostri concittadini. Grazie Donato, spero di appunto rivederci, magari si spera
fisicamente nel nuovo anno, sperando un anno migliore. Io ti ringrazio, ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito anche oggi ad Educazione Economica, e vi do appuntamento a domani, sempre alle 13.45, per un'altra imperdibile puntata, dove parleremo di investire in economia reale. Faremo un attimo il punto in questi nuovi investimenti. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani. Grazie.